con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gli disse Gesù: «Perché mi hai veduto e hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo a una settimana dalla Pasqua, questa settimana in cui abbiamo vissuto tutti i giorni Pasqua. Ecco perché la festa di Pasqua è troppo grande per essere contenuta in un giorno. E ci avviamo a vivere la gioia e la lode a Dio per 50 giorni, per questo tempo di Pasqua. E in questo tempo di Pasqua ascolteremo nei Vangeli le apparizioni di Gesù. È Gesù che dopo risorto raduna ancora i suoi discepoli e forma la Chiesa. Ecco, dopo lo scandalo, lo shock della morte in croce del Signore Gesù, ecco che lui va ancora a cercare i suoi discepoli e riforma questo piccolo gregge, lo rimette insieme e gli dà la missione, dà a tutti noi che abbiamo creduto in Lui, attraverso di loro, dà a tutti noi questa missione. Ripercorriamo brevemente alcuni personaggi. Prima di tutto Maria Maddalena, ecco, che va al sepolcro e cerca il corpo del Signore Gesù. E Gesù invece gli appare vivente. Ecco, anche noi non accontentiamoci di questa vita terrena, con le sue sofferenze e i suoi slanci d'amore. Ecco, guardiamo qualcosa di molto più grande. Cerchiamo la speranza e la gioia della resurrezione. Poi abbiamo Pietro e Giovanni,
che corrono alla tomba alla ricerca di questi segni della risurrezione. Ecco, anche a noi Dio regala dei segni nella nostra vita e anche noi dobbiamo guardare con profondità quello che ci succede e, come Giovanni, vedere e credere. E Giovanni vide e credette di fronte a questa tomba vuota, di fronte a questi linni, di fronte al sudario ripiegato, vide e credette. E poi non l'abbiamo ascoltato in questi giorni, ma c'è anche l'episodio dei due discepoli di Emmaus che se ne vanno scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme dicendo: era bello, ci abbiamo creduto. Hanno perso la speranza. Gesù dona loro di nuovo la speranza e li fa tornare a Gerusalemme. Ecco, chiediamo anche noi, ecco, la speranza, una nuova speranza nella forza e nella potenza della resurrezione del Signore Gesù. Veniamo allora al Vangelo di oggi. Gesù appare ai suoi discepoli. Gesù appare ai suoi discepoli e dona loro la pace. Pace che nel linguaggio della Bibbia è la vita piena, la vita riscattata dal dolore, dalla sofferenza, dal limite. È la vita in pienezza, è quello che ci dona il Signore Gesù. Dona loro lo spirito che forma la Chiesa. Ecco, da questo gruppo di discepoli spaventati e smarriti, ecco che lo Spirito nei loro cuori li spingerà a portare l'annuncio di Gesù a tutto il mondo conosciuto. Chiediamo anche noi lo Spirito Santo. E poi Gesù dona loro una missione. Il Padre ha mandato me e io mando voi. Ecco, da Gesù noi riceviamo questa missione di essere la sua presenza in questa umanità oggi. Allora cerchiamo anche noi la voce dello Spirito che ci è stato dato, questo Spirito che ci è stato dato nel battesimo, che ci è stato dato con i sacramenti. La voce e la forza dello Spirito sono in noi. Ecco, ascoltiamolo e lasciamoci guidare da Lui. E poi c'è Tommaso, ecco, vorrei fare un piccolo tentativo di leggere quello che c'è nel suo cuore, almeno secondo me. Tommaso è quello che, quando Gesù si è avviato verso Gerusalemme, sapendo che era molto pericoloso, che rischiava la vita, Tommaso è quello che ha detto: andiamo a morire con Lui. Probabilmente era il più coraggioso tra tutti i discepoli, quello che li ha trascinati a Gerusalemme. Eppure anche lui, di fronte alla croce, di fronte al pericolo della vita, ha perso il suo coraggio e se n'è andato anche lui, lasciando Gesù solo. E Tommaso probabilmente non c'è con gli altri discepoli perché non riesce a perdonarsi questo. Non riesce a perdonarsi di non essere stato capace di morire con il Signore Gesù. Si vergogna a tornare dagli altri, lui che li ha trascinati a Gerusalemme seguendo Gesù. Non c'è per questo. Ecco, non riesce ad accettare il male che ha fatto al Signore Gesù. E allora è Gesù che va in cerca di Tommaso e lo perdona. Ecco, questo toccare o voler toccare e vedere le piaghe del Signore significa per Tommaso accettare il male che lui ha fatto al Signore Gesù, ma significa anche sapere che il Signore Gesù lo perdona. E allora Tommaso crede. Quando si rende conto, ammette il male che ha fatto il Signore perché non è morto con lui, non ha avuto il coraggio di restare con lui, ecco che Tommaso ammette la sua colpa e Gesù
si fa toccare e lo perdona. Ho l'impressione che ci siano tante persone come nella stessa situazione di Tommaso, che si sono un po' allontanate dal Signore Gesù perché non si sono sentite all'altezza di quello che la fede chiedeva loro. Non si sono sentite capaci di ammettere il loro limite, la loro fragilità, il loro peccato. E questo resta come un macigno tra loro e il Signore Gesù, tra loro e la fede. Ma Gesù perdona Tommaso, si fa toccare. Ecco, anche noi forse dobbiamo avere l'umiltà di ammettere la nostra fragilità, la nostra fede, il male che forse abbiamo fatto a qualcuno o la nostra infedeltà verso Dio. E allora il Signore Gesù toglierà questo macigno e ci permetterà di credere. Ecco, anche a noi il Signore Gesù dice: non siate increduli ma credenti. Ammettete la vostra fragilità di fronte a me, il vostro peccato, e queste piaghe che voi potete toccare, con le quali potete entrare in comunione con me, queste piaghe perdoneranno il vostro peccato e guariranno il vostro cuore. Ecco, questa è la Domenica della Misericordia. Crediamo nella misericordia del Signore. È ciò che Lui ci chiede oggi, è questa la fede, credere che Lui è più grande del nostro peccato, della nostra fragilità. E oggi vogliamo anche fare un ricordo particolare per i ragazzini che dovevano vivere per la prima volta il sacramento della confessione, della riconciliazione con Dio, e che purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Ecco, ricordiamoli al Signore, ricordiamo il loro cammino verso di Lui. Chiediamo al Signore che comunque li sostenga in questo cammino, ecco, pur con questa dilazione del sacramento della confessione. E viviamo questo tempo di Pasqua con gioia, nella speranza che è certezza della risurrezione del Signore Gesù e anche della nostra risurrezione. E viviamola anche con il coraggio che ci è dato dallo Spirito. Ecco, Tommaso, il coraggioso, non ce l'ha fatta. Neanche noi non ce la facciamo, ma noi abbiamo il dono dello Spirito Santo. Chiediamo a Lui coraggio e forza nella fede.